È un grido davvero molto forte di protesta, quello che arriva da Indicatore, immediata periferia della città di Arezzo. Sentiamo quali sono allora le problematiche sollevate dai cittadini. Arezzo passa dalla 48esima posizione del 2020 alla 33esima, ma le periferie continuano a segnalare di essere dimenticate. Ad Indicatore sono 400 i residenti che hanno scritto al sindaco segnalando molteplici problemi, il più importante la sicurezza stradale e un sottopasso mai terminato. Questo sottopasso che è realizzato alle ferrovie è costato più di 1 euro. Poi potete vedere in che condizioni si trova, chiuso la passa pedonabile, con le carrozzine giustamente non si possono passare, la sicurezza che non c'è, ci passano drogati, è diventato uno scarico dei rifiuti. Il problema della sicurezza lo risolviamo solo ed esclusivamente se diamo protezione agli attraversamenti pedonali con dei dossi deceleranti, con dei dispositivi deceleranti, che evitano il Gran Premio, che tutti i giorni ci sia il Gran Premio Indicatore. Da qualche giorno ha chiuso anche l'unico sportello bancario. Che la banca da venerdì è chiusa e chiaramente noi siamo costretti ad andare in città per andare in banca a fare le file. E ad Indicatore c'è anche il problema che le strade non hanno nomi. Qua non ci sono le strade, cioè non ci sono i nomi delle strade. Zona E, zona B, zona C, se farebbero qualcosa anche in fondo nelle strade, magari mettici numeri da 5 al 10 zona E, magari è una cosa più facile, invece si imbarcano dentro, girano e non insomma i malati che aspettano l'ambulanza è una cosa difficoltosa. Ed infine l'annosa questione dell'eterno incompiuto, lo scalo merci. È 20 anni che è lì, è stato comunque realizzato a dispetto di tutti, nonostante tutti sapessero che quelle volumetrie non sarebbero state usate. Di fatto ultimamente è stato usato come scarico dei rifiuti. È successo che è diventato per molti avventori casuali della notte un punto di scarico pseudo autorizzato, perché era lì.